Ciao a tutti, sono finalmente tornata a fare un altro video. A dire il vero sono molto stanca oggi perché ho passato le ultime 5 ore a cercare di farne uno. E a dire il vero ne ho fatti tantissimi di video negli ultimi 2 mesi, semplicemente non mi sono trovata molto a mio agio a metterli su YouTube, semplicemente perché sto ancora cercando di accettare me stessa, è il nuovo cambiamento che devo affrontare. E mi ho parlato in passato, ricordo di aver fatto un video in cui dicevo che bisogna reinventare se stessi. Ebbene, questo è un altro momento per me, un nuovo periodo di tempo, un nuovo cambiamento, e quindi devo nuovamente accettare me stessa e devo nuovamente accettare questi nuovi sintomi, o anzi il peggioramento di questi sintomi, e devo accettare il fatto che devo reinventare me stessa. Quindi questa volta mi sono dovuta scrivere su un pezzo di carta alcune cose di cui parlare perché non riesco a ricordarmi molto bene le cose. L'unico motivo per il quale faccio questo video è grazie ad un messaggio che ho ricevuto mediante YouTube proprio oggi, che è stato scritto da un ragazzo che non conosco molto bene e che non ha la sclerosi multipla. Il suo nome è Christian. Volevo ringraziarti di cuore perché, come ho spiegato, ho passato le ultime 5 ore a cercare di esprimermi bene, cercare di spiegare quello che voglio dire. E ero pronta a smettere, ovviamente, perché appunto sono molto stanca, però poi il tuo messaggio mi è arrivato, l'ho letto ed era molto incoraggiante. Tu non sapevi quello che sto provando in questo momento, però le parole che mi hai scritto mi hanno aiutato a capire che non è importante quello che sento, che provo, l'importante è continuare a fare quello che sto facendo. Sperando che la gente non giudichi, sperando che la gente sia aperta ad accettare come sono, che sia aperta a guardare quello che ho dentro e non come sono fisicamente. Perché appunto coloro che fanno video su YouTube si mettono proprio di fronte al mondo intero e credo di averlo capito solo adesso. In passato non pensavo che sarebbe cresciuto così tanto, che i miei video sarebbero stati visti da tutte le parti del mondo. Semplicemente volevo condividere il mio cammino con questa malattia e non avrei mai pensato che tutto ciò sarebbe accaduto. Non ero al corrente di CCSVI, della scoperta del dottor Zamboni 2 anni fa, quindi non mi aspettavo tutto questo. Comunque, oh, gra grazie a te e grazie anche a tutti coloro che mi hanno scritto, che semplicemente mi dicevano che è importante quello che faccio, che devo cercare di continuare, anche se non erano al corrente di quello che sto provando. Comunque vi posso dire che gli ultimi 2 mesi sono stati emotivamente molto difficili per me e credo che sia facile capire il perché. Semplicemente perché la scoperta del dottor Zamboni, invece di essere accettata umanamente dall'intero mondo e nel modo giusto, viene contrastata, viene ridicolizzata a volte, e penso che sia una cosa certamente orribile, non soltanto per il dottore stesso che ha scoperto una cosa incredibile come questa, ma anche per tutti i pazienti, tutti coloro che hanno speranza e che vogliono migliorare. E quindi penso che abbiate capito che sono una persona molto sensibile. Ho sempre ripetuto che non significa che sono debole, semplicemente la sensibilità che ho mi permette di sentire più cose che a volte mi nuociono, mi faccio male da sola, perché interno tutte le cose, tutte le novità, tutto ciò che, tutti i messaggi che ricevo, la sofferenza di tante persone, cerco di me la metto sulle mie spalle. Ed è troppo, lo ammetto, ed è troppo, quindi sto soffrendo troppo anche io. E sono disgustata da tutti i dottori che possono essere di fronte a coloro che soffrono, ai pazienti di sclerosi multipla, uomini e donne, che non parlano più, che non si muovono più, che tremano, che non riescono a mangiare. E stanno di fronte a loro e non provano assolutamente niente. Non sentono questo desiderio di aiutare questi pazienti e la cosa mi sciocca. Semplicemente credo di. Sono naive, sono innocente, nel senso che credo ancora in un mondo che possa essere buono, che possa mettere la vita delle persone umane di fronte ai soldi.
E purtroppo negli ultimi 2 mesi sono di fronte all'opposto. Vedo come le compagnie farmaceutiche hanno tanto potere, come praticamente decidono loro. Vedo come ci sono tanti dottori che sono letteralmente insensibili. E quindi mi chiedo il perché, mi chiedo il motivo per il quale sono diventati dottori, perché almeno nel mio mondo, nel mio, sì, sarà un mondo di favole, comunque nel mio mondo il dottore era una persona che voleva principalmente aiutare gli altri. E quindi anche se non aveva le stesse idee, anche se non condivideva le idee degli altri, le nuove ricerche, provava a fare il suo meglio per aiutare i pazienti. Al giorno d'oggi non credo, non riesco a comprendere perché tante persone sono diventate dottori. So perché il dottor Zamboni, so perché il dottor Lee e molti altri, però sì, ce ne sono moltissimi che non sarebbero dovuti diventare dottori medici. Le cose che sono cambiate per me fisicamente, diciamo che camminare sono migliorata molto. E così tanto che a volte, e questa è la cosa più difficile anzi per me, mi sento come una di quelle persone che cambia così tanto di giorno e che talvolta mi sento quasi giudicata dalle altre persone, anche se non mi conoscono, perché un giorno cammino bene, 2 giorni dopo zoppico, e il giorno dopo ancora cammino così bene che tu mi guardi e mi dici: ma questa che cos'ha? Cioè non è vero che ha la sclerosi multipla. Poi invece 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, una settimana dopo, specialmente prima di andare a riprendere Tai Sabri o talvolta dopo aver preso Tai Sabri, non cammino bene, non tanto bene come appunto una settimana prima. Quindi è una cosa strana da spiegare, questa malattia è strana ed è difficile per me far comprendere come appunto ci sono giorni in cui sono veramente malata, in cui mi vedi malata, in cui capisci che sto soffrendo. Invece alcuni giorni in cui non è che sto bene fisicamente, però cammino bene, quindi dal di fuori sembra che sto bene. La cosa più difficile per me è che gli ultimi 2 mesi sono peggiorata moltissimo, è la mia cognizione. Non riesco a, continuo a non riuscire a pensare. La cosa più difficile per me è che non riesco a imparare niente di nuovo. Questo significa che se devo fare qualcosa di nuovo lo devo fare 5 volte, 6 volte, 7 volte, la settima volta la faccio ed è come se l'avessi fatta per la prima volta. Quindi è una cosa molto frustrante, molto difficile. Talvolta mi sento come se fossi stupida, so di non esserlo, però talvolta mi sento questa maniera perché mi trovo di fronte a cose che sono molto semplici che non riesco più a comprendere. Quindi tutto ciò che faccio mi prende molto più tempo. Ed è frustrante, mi arrabbio, non sono così angelica in quei momenti. Alcuni cambiamenti che ho avuto è anche il fatto che non riesco a deglutire molto bene, a inghiottire molto bene, quindi c'è questo tipo di pillola, è solo lo zinco, spero che esista ancora questa parola, è così, abbastanza grande come pastiglia, però non riesco più a buttarla giù, quindi ovviamente ho smesso di prenderla. Non è una cosa importantissima, cioè se fosse la vitamina D o la vitamina B12, ovviamente cercherei una che posso masticare, infatti ne ho alcune che prendo che posso masticare, però appunto sì, il fatto è un cambiamento, diciamo una progressione della mia malattia, penso. Comunque, ho tantissime altre novità da dirvi, purtroppo penso di aver raggiunto i 10 minuti. Comunque, sì, volevo solo dirvi alla veloce che ho fatto la 12ª risonanza magnetica lo scorso mese e che l'ho fatta perché quando mi sono presentata a Hopkins e ho dovuto dire all'infermiera per fare l'infusione di Tai Sabri, la mia 18ª, ho dovuto dire i sintomi che sto avendo in questo periodo, è da 3 mesi che dico la stessa cosa, e il terzo mese, quindi lo scorso mese, sono stata mandata a fare un'altra risonanza magnetica. Quindi credo di aver raggiunto un nuovo goal, un record, perché ho fatto di 12 risonanze magnetiche nel corso di 3 anni e mezzo di malattia. Quindi se avessi la possibilità di smettere, lo farei in un secondo. Purtroppo, prendendo Tai Sabri, non credo che sia una buona idea smettere di farle perché la risonanza magnetica mi potrebbe far scoprire se ho preso l'infezione rara del cervello che questa medicina ci può causare. Quindi per un po' penso che dovrò accettare di fare la risonanza abbastanza spesso, cosa che speravo di aver smesso, dato che
dicono che questa medicina aiuta tanto. Comunque, volevo ringraziarvi di tutto. Grazie Christian del messaggio, spero di essermi spiegata bene. Statevi bene, un bacione a tutti. Ciao!